Gente cinefila di Movie Player, bentornati a Calti Film che ci hanno cambiato la vita. Quella di oggi è una puntata oscura e torbida, perché andremo nei meandri più neri dell'animo umano. E ve lo dico subito, se non avete visto questo film, o peggio, non vi piace questo film, i peccati capitali diventano 8. Il nono? Non iscriversi al canale, oppure non attivare la campanella delle notifiche. Iniziamo. Sul finire del 1995 arrivarono in sala due thriller con una caratteristica comune, la presenza nel cast, in entrambi i film, di un attore teatrale di buon successo chiamato Kevin Spacey, ancora poco noto nel mondo del cinema. Come ben sappiamo, le cose sarebbero cambiate di lì a qualche mese e Spacey avrebbe addirittura vinto un Oscar per I Soliti Sospetti. Seven, invece, si dovette accontentare di una sola, sacrosanta, nomination per il montaggio e nulla di più. Accusando un certo scetticismo da parte dell'Academy e della critica statunitense, che in fondo il regista David Fincher si sarebbe portato appresso per gran parte della sua carriera. Volendo fare però un breve confronto tra i due titoli, è evidente che il film di Singer sia rimasto nell'immaginario popolare soprattutto grazie all'incredibile colpo di scena finale, mentre quello di Fincher ha forse perso sostenitori proprio a causa del suo finale. Nonostante sia altrettanto sorprendente e certamente più coraggioso, quel finale così cinico e maledettamente senza speranza, ricordiamo, il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso e condividiamo solo la seconda parte, non ha certamente contribuito a fare breccia nel cuore di tutti. E invece, proprio il suo essere così morboso, malato, dark, che ha reso Seven un cult di livello ancora superiore ai Soliti Sospetti. Perché pensiamoci, gli anni 90 hanno partorito due grandi thriller, due veri e propri capolavori, che sono Il Silenzio degli Innocenti e Seven. Ma mentre nel Silenzio degli Innocenti la figura del nemico è un po' più visibile e presente, in Seven questo non c'è. Il nemico è invisibile sino all'ultima sequenza, e questo lo rende ancora più disturbante. Ed è un film talmente disturbante da distruggere il suo protagonista, all'inizio bello, buono, felice, solare, con una bella famiglia, e trasformarlo sia in vittima che carnefice nel giro di una singola scena. Poi certo, la grandezza di Seven non è solo nel finale, la sceneggiatura è una bomba, la recitazione di Morgan Freeman è superba e il già citato montaggio è tra i migliori degli ultimi decenni. E la regia di Fincher è perfetta nel passare da adrenalinici inseguimenti in piano sequenza a scene claustrofobiche come quelle degli omicidi. Ma è proprio quel senso di malvagità che riveste tutto il film, quella disperazione che pervade costantemente la città senza nome e senza suolo in cui è ambientato, che ci restituisce un'opera dotata di qualcosa di unico e speciale, e che per un attimo non ti fa accorgere che i titoli di coda scorrono al contrario, perché in fondo, a film ultimato, lo sono anche il nostro stomaco e la nostra anima. La frase cult di Seven è inquietantissima, è semplicissima, è breve, ma è questa qui. A quanto pare è l'invidia il mio peccato. No, che c'è nella scatola? Te lo dico se mi dai la pistola! Che cazzo c'è in quella scatola? Te l'ho già detto io. Sei un bugiardo! Devi! Sei un bugiardo dal cazzo! E adesso qualche curiosità dal backstage. La straordinaria sceneggiatura, a opera del quasi esordiente Andrew Kevin Walker, fu acquistata dalla New Line su promessa che il finale sarebbe stato però modificato e reso meno tetro. Cosa che lo stesso Walker fece, cambiò lo script, ma al regista David Fincher fu inviato per sbaglio, non sappiamo quanto per sbaglio, quello originale. Fincher, scottato dalla pessima esperienza di Alien 3, in realtà non aveva intenzione di tornare sul set così presto, ma si innamorò del fatto che il film fosse una sorta di meditazione sul male, più che un poliziesco vero e proprio. Insomma, sostanzialmente Fincher ha girato quel finale per sbaglio, perché gli era arrivata una versione sbagliata della sceneggiatura. Come sappiamo, alla fine fortunatamente Fincher la spuntò, perché la New Line non voleva quel finale, ma solo dopo continui litigi che videro coinvolta anche la star Brad Pitt, prezioso alleato del regista. Nonostante i timori dello studio, Seven diventò uno dei film più visti del 95, con oltre 220 milioni di dollari. Uno dei film più visti, come abbiamo detto, e indovinate in che posizione è entrato nella top 10? Settimo, ovviamente. Ma cosa è rimasto di Seven? Beh, del grande attore che si sarebbe poi rivelato Kevin Spacey abbiamo già detto, ma è evidente che parte dell'inquietudine che è sempre riuscito a trasmettere anche nei ruoli successivi è dovuta anche al suo John Doe di Seven. Ma più in generale, nella cultura popolare non è più pensabile parlare di serial killer e ancora meno dei sette vizi capitali senza rabbrividire al pensiero dei film di David Fincher.
e se il male ha un volto, lo dobbiamo soltanto a lui. E fateci caso, anche gli Abre Magique da allora non hanno più lo stesso odore, puzzano un po' tutti. Per noi è inevitabile, la scena cult è chiaramente quella finale, in cui vengono svelati gli ultimi due omicidi legati ai peccati restanti, con l'invidia e l'ira che entrano in scena mano nella mano. Bene, e anche questa puntata molto torbida di cult, i film che ci hanno cambiato la vita, finisce qui. Adesso, come sempre, tocca a voi. Ditemi nei commenti che ne pensate di Seven, qual è il vostro rapporto col film e che ne pensate del tanto discusso finale. Grazie per aver visto il video fin qui, noi ci vediamo martedì prossimo. Ciao!